Più il welfare aziendale è diffuso, più diffuso è il benessere organizzativo in azienda e più alta è la produttività. Questo è un obiettivo non solo sociale, ma anche di produttività per le nostre aziende marchigiane. A affermarlo è l'assessore regionale al lavoro e formazione professionale Stefano Aguzzi, che si ritiene soddisfatto della risposta del territorio all'avviso sostegno alla realizzazione di interventi family friendly nelle imprese della Regione Marche, che ha previsto una dotazione complessiva di 2 milioni di euro suddivisa nelle due annualità 2024-2025. Conciliare al meglio la vita personale con la vita lavorativa, promuovere l'adozione di modalità di lavoro flessibili e misure di welfare di conciliazione vita-lavoro per sostenere la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e agevolare la corresponsabilità nei compiti di cura. Sono queste le finalità dell'avviso, che vuole favorire l'implementazione di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly da parte di aziende private. Tutti idonei sono risultati 10 progetti pervenuti entro la scadenza del 2024, di cui 5 ammissibili a contributo rientranti nella dotazione finanziaria di 1 milione di euro. Sono 258 le donne lavoratrici con figli o familiari a carico non autosufficienti che beneficeranno delle azioni di conciliazione messe in campo dalle 17 aziende INATI ATS, azioni che vanno dal sostegno alla flessibilità degli orari di lavoro all'attivazione di servizi educativi per l'infanzia e dei servizi proposti nell'ambito delle attività estive, nonché pre e post scuola per figli in età scolare, fino all'attivazione di servizi di cura di familiari diversamente abili, anziani non autosufficienti.